Quindi adesso sai che cosa facciamo? Proviamo il progetto di scienze, lo copiamo. No! Ma ragazzi, ma che cos'è questo vagano? Però la prof ci ha chiesto di fare il progetto di scienze. Il progetto di scienze da dove si parte? Come si fa per un progetto di scienze? Ma qual è la consegna? Dobbiamo fare un progetto su... Un progetto sul sistema solare. Il sistema solare. Ci serve una nave che va nello spazio. Un'astronave. Ecco cosa ha capito. La nave che va nello spazio si chiama astronave. Vieni. Sì, la stai. Hai la patente per andare nello spazio! No, Romeo! Vabbè, siamo proprio lì. Faglielo vedere, Cleo. Faglielo vedere. Cosa abbiamo in mente? Guarda. Noi dobbiamo... Dobbiamo... Cleo è impazzita! Dobbiamo andare a correre! No! Dobbiamo immaginare... Ballare! Di essere... In discoteca! Ma no! Dobbiamo immaginare di essere nello spazio! Così penseremo di essere lì e penseremo a tutti i pianeti che possono esserci! Brava, Cleo! Sì, ma io non sono mai stato nello spazio! Ma immaginatelo! Sì, dobbiamo usare lì, ma adesso dobbiamo chiudere gli occhi! 3, 2, 1... Chiusi! Una domanda! Sì! Ma nello spazio si può respirare? Nel nostro spazio, sì. In silenzio. Okay. Respirare in silenzio. Sì, respira in silenzio. Ragazzi, sì. Mi sento fluttuare nell'universo. Sì. Ciao, mamma, sto parlando. Ma la tua mamma non ti vede. Guardate le stelle, ne posso toccare una. Brucia. Secondo voi bruciano le stelle? Secondo me sì, sono delle lampadine. Delle lampadine? Sì, le lampadine del cielo. Che bellino, è passata una cosa. Cos'è? Non lo so. Era molto bellino. Ragazzo, quanto te? Dove? Quello lì è quello tutto rosso. Come si chiama? Quello tutto rosso. Ma quello? L'ho letto una volta, Marte! Marte! Allora, Marte è distante da noi più o meno. Così. Okay. E cosa c'è vicino? C'è quello con tutti gli anelli attorno! Sì, quello gigante! Quello è Giove! Sì! Sì, lo vedete anche voi? Ok, sì, e questo quanto è distante? Secondo me è così! Così! Ok, okay. Ma vicino a me? Ragazzi, scusate, qualcuno ha la protezione? Perché? Perché io mi sto avvicinando verso il sole, mi sa qua scoppa! Prendiamoci un po', prendiamoci! La luna! Che bello! È bellissimo! Tutti stanno vicinissimo! Allora, Cleo! E quindi adesso cosa... Allora adesso abbiamo immaginato tutti questi pianeti. Sì. E ora se li ricorda? E li dobbiamo scrivere. Sì. Quando abbiamo occhi chiusi dobbiamo iniziare a disegnare con gli occhi chiusi quello che abbiamo visto in questo momento. Ok. Ok. Al via 3. Schiena. 1, 2, 3. Siamo tornati. Ok, fatta. Sennò ci dimentichiamo. Sì. Allora, vado a cercare carta e penna. Sì, vado a cercare i colori. Io non mi ricordo più niente. Allora, oggi dobbiamo fare una cosa molto difficile. Quindi, siete pronti? Il progetto di scienze è la cosa più difficile del mondo. Cosa? Sì, perché adesso dobbiamo parlare con loro e dobbiamo decidere chi parte per primo a presentare il progetto. No, non c'è da decidere, partiremo noi e basta. Ragazzi, non lo farà schifo come al solito. Sì. A parte che il nostro è atomico, sì, certo. Quindi è imbattibile. Sì, è vero. Li abbiamo sentiti. Sì, ci sono torrigliando come sempre. Mm-hmm. E dovete sapere che il nostro progetto di scienze sarà il migliore di tutti quanti, sì, perché la maestra sarà lì ad applaudire. Sì, noi. Sì, sì. Sì, ragazzi. Sì, ma vero, sì. Sam si è venuto allora per pietà. Cioè, ma ragazze, ce l'abbiamo davvero questo progetto di scienza? Ha detto tu per ancora non ti sei confesso. Io non ho fatto niente, lo sapevo. Tranquillo. Non ne avevamo dubbi. Ma poi lo sapete che la prof aveva detto che i gruppetti dovevano lavorare tutto in modo omogeneo, non potevate lavorare solo voi. Ci siamo divisi le parti. Ognuno doveva fare qualcosa. No, questa è la legge dell'egualità. Scusi, hanno fatto qualcosa che non se lo ricordo. Ci siamo organizzate, che cosa credi? Sì, ma siamo qua 4 contro 3 e non vale. Sì, noi abbiamo più cose da studiare, sì, perché per la legge delle qualità le abbiamo divisa tutto uguale. Sì, ma gli allenamenti tutti i giorni.
giorni, quindi noi dobbiamo fare il lavoro doppio. Ma cioè gli allenamenti di rosa, gli allenamenti di selfie, abbiamo il nostro amico, ecco. Sì, no, il nostro amico. Adesso è il nostro amico. Guarda, gli inizia a passare la botta. Vogliamo uscire un selfie, ragazzi. Ma allora sentiamo questo progetto di scienze, come mai è più bello? Non te lo posso spoilerare. Dove l'avete studiato? Ah sì, qui. Lo vedrete. Dove avete preso le cose? Guarda che noi leggiamo, non siamo mica come voi, eh. Cioè noi la biblioteca la frequentiamo. E noi siamo andati nello spazio. Con la testa sei andato nello spazio, con la testa. Beh, per fare dei progetti come quello che abbiamo fatto noi, bisogna viaggiare. Noi abbiamo viaggiato nello spazio. Senti tu, mi sa che la tinta ti ha dato un po' la testa. Io non sono tinta, capito? No. Quella che usa i cerchietti per non far vedere che ha i capelli sporchi. I cerchietti sono cool. Infatti, con la della tinta. Con due O. Io non mi tingo. Vabbè, sapete cosa vi dico? Che noi ce ne andiamo all'ora di palestra. Sì. Ora abbiamo l'ora di educazione fisica. Sì, abbiamo sempre l'orario. Sì. E sapete chi ha ginnastica anche oggi? Sam. Sì, vieni con noi. No, Sam può rimanere qua. No, ragazzi, ok, sì, vado perché basket chiama. Giusto. Andiamo. Ciao. Ragazzi, è il progetto di scienze. Io vi avevo detto che ero andata a fare le manicure, però, eh. Anche io. Ma dove che c'è una ricrescita lunga così? Non è vero, io ho lavato l'insalata che ti dicevo. Sì, quella col mais, con tutti i carboidrati. Sì, tu l'hai fatto almeno. Io avevo di meglio da fare. Tipo? Non mi va di dirlo. Vabbè, ragazzi, però loro hanno detto che hanno un progetto fantastico. Non lo so, metti che hanno preso l'aria dello spazio e l'hanno messa in un barattolo e l'hanno portata alla professoressa. Ma che cosa stai dicendo? È bello un progetto così. Aspettate, ragazzi, aspettate. Mi è venuta un'idea geniale. Hanno detto che hanno fatto un progetto meraviglioso, no? Sì. Quindi adesso sai che cosa facciamo? No, ragazze, io ve lo dico perché dobbiamo batterli in tutto quanto. Quindi adesso qualcuno andrà a prendere il loro progetto di scienze, ok? Approfittiamo della lezione di ginnastica, ok? Entriamo in classe, rubiamo il progetto di scienze, lo copiamo, così poi non possono neanche dire che è uguale a loro perché ci aggiungiamo un po' di colore, perché sicuramente sarà bianco e nero come gli sfigatini, ok? Lo miglioriamo un pochino e poi facciamo sparire anche la copia originale, ok? Così loro non si presentano con niente e noi facciamo anche prendere un bel voto a Sam, perché dai, se lo merita. Cioè, lo facciamo tutti insieme? No, io non posso. Io devo andare a fare le foto a Sam in palestra. Io dovrei truccarmi, preparare, cioè per entrare in classe comunque ho bisogno guarda di guarda che sempre. Faccia, guardala, sì, è tutta bianca, pallida. Quindi rimani tu. Vabbè, io, lei va a fare le foto, vado, io mi trucco, tu vai, vero? Sì, perché è tardissimo. Tranquilla, tanto. Sì. Non ti preoccupare. No, spieghiamo noi al prof che tu non ci sei perché hai la disenteria e non puoi fare ginnastica e quindi sei al bagno vicino alla maestra. Vabbè, poi la maestra te lo spiega, tanto lei è bravissima. Ciao. Thank you.
ragazzi, ce l'ho fatta. Sarà super fiera di me. Ok, adesso copiamolo, anche se c'è qualcosa che non mi torna. È strano, non ci capisco niente. Per fare palestra. Beh ragazzi, sono molto stanco. Il canestro che ho fatto da fondo campo, ne parliamo. Beh, sì, devo dire che è stato proprio bello. Bello. Sì, però vi ricordo che adesso dobbiamo presentare il progetto. Sì, però ci sediamo, per favore, mi sono molto stanca. Sì, scusa, ora passo. Se non passi tu, io non posso sedere. Se Romeo non si muove. Se il mio banco è occupato da qualcuno. Dai che dobbiamo vedere il progetto. Grazie. Facci vedere il progetto. Sì. Quanto ci metti a prendere il progetto? Sì, arriva la prof e non abbiamo avuto tempo di parlarne. Sì, prendilo per favore. Sì, ma tanto è quello che abbiamo fatto ieri, quindi è qua proprio. Romeo, nella cartella, perché guardi tra le pagine? Perché nella cartella non sembra. Non c'è. C'era, ve lo giuro, sono sicuro che c'era. E l'ho ricontrollato 14 volte. 14? Sì, 14? E perché non 15 come dicono le regole dello Yeye Club? Perché infatti. Ho detto, ero così convinto. Ma poi, c'è scritto scienze qui ed è vuota la pagina. Sì, perché certo, te lo giuro, lezione. Oggi è un gran giorno perché c'è la consegna del compito di scienza.